Cartago, per lei stagione un po' altalenante, alti e bassi. Alla ricerca di un successo pieno, triplice. Maiana è una femmina di 12 anni, c'è Francais. Dopo due esitazioni arriva infine l'errore sull'elemento d'uscita della prima combinazione con la doppia gabbia, che costituisce uno dei momenti più impegnativi dell'intero tracciato, insieme all'ultimo verticale che è costato caro allo svedese Rolf Göran Bengtsson. Ultime fatiche per Najana, Oxer, bene. Solito verticale, il solito direi errore, 8 penalità per Penelope Prevot, però c'è anche un'infrazione sul tempo, dunque un punto in più di penalizzazione, in totale di 9. Ancora 3 binomi in questo percorso base, tutti cavalieri di esperienza, vedremo nell'ordine Pius Schwitzer, Dennis Lynch e Gerko Schröder. Per ora 8 qualificati, l'ultimo in ordine di tempo è stato il francese Kevin Stowe con la sua Silvana. Adesso più Schwitzer che monta Pixou Duchesne, cavallo Sauro, Saint-Français di 10 anni. Schwitzer è nato a Lucerna nel 1962, quarto con la squadra all'Olimpiade di Londra, montava Carlina, invece bronzo ai giochi pechinesi, sempre nella manifestazione a squadre. È stato campione d'Europa sempre con la squadra a Windsor nel 2009. È salito per 2 volte sul podio della finale di Coppa del Mondo. E ha portato a lungo il bracciale verde-oro che contraddistingue il leader delle classifiche internazionali di questa disciplina. Fino a questo momento è terzo, più Schwitzer alle spalle di Alvarez Moya e di Alman, ed è a ridosso dei due, 75 punti per lo spagnolo, 72 per il tedesco, 70 per Schwitzer. Gabbia, ora Oxer, l'intervento importante del cavaliere che ha tentato in tutti i modi di farsi sentire, non ha voluto invece ascoltare ragioni Pixou Duchesne, che si è un po' intestardito sul penultimo ostacolo, c'è ancora da lavorare, una difesa importante da parte di Pixou Duchesne che non consente a più Schwitzer di raggiungere il barrage, ancora alla portata di Dennis Lynch e Gerko Schröder. Il tempo di rivedere ancora un paio di salti del binomio svizzero e poi toccherà per l'Irlanda Dennis Lynch, cavaliere nato a Tipperary nel 1976. Qualche istante d'attesa prima che arrivi il binomio irlandese, sia pronto per partire, probabilmente c'è da mettere a posto qualche ostacolo,
Eccolo Dennis Lynch, scusate il ritardo, un'occhiata al tabellone, la sbuffata di Rito di fronte a un impegno comunque considerevole e poi via sui 13 ostacoli per 16 salti del percorso ideato da Luis Koenigs. 8 qualificati, 2 in rampa di lancio, inquadrato Dennis Lynch e poi l'ultimo che sarà Gerko Schröder. Lynch monta all inclusive, cavallo allevato in Germania, Westfalen, di 14 anni. Errore sull'Oxer. Sfuma dunque la possibilità di arrivare all'epilogo di questa categoria per l'irlandese. Un po' lento nel superare i primi due elementi della doppia gabbia, senza spinta arriva fatale, inevitabile l'errore sull'elemento d'uscita. E sono già 8 le penalità. Percorso fin qui svogliato, direi, senza impulso da parte di All Inclusive, che è decisamente rimasto nei box questa giornata di Sertogenbosch. 12 penalità, arriviamo a 16 con l'errore sull'ultima barriera e adesso è la volta di Gerko Schröder, splendido protagonista all'Olimpiade di Londra, monta New Orleans, che è un cavallo grigio di 14 anni, Holsteiner. Gerko a Londra ha ottenuto finalmente i risultati che aveva lasciato per strada con grande sfortuna all'Europeo di Madrid. Già 2 olandesi qualificati per il barrage, si tratta di Marcus Utzager e Jur Rilling, adesso Gerko Schröder che chiude questo percorso base con il suo grigione New Orleans, per ora impeccabile, bene anche su questo verticale di 2 barriere, gabbia verticale su fosso, Oxer in uscita, un pizzico di fortuna che non guasta, ancora un largo e poi il verticale conclusivo. Ancora la possibilità di qualificarsi, Gerko, sì, è il terzo olandese qualificato, soddisfazione nel clan Orange, dunque si qualifica anche Gerko Schröder in sella New Orleans. In totale saranno 9 i protagonisti del barrage che vedremo tra qualche istante dopo un breve stacco pubblicitario.